Le crescenti necessità alle quali lo Stato romano dovette far fronte nei primi secoli della sua storia indussero ad alleggerire i compiti dei consoli, cui vennero affiancati altri magistrati, i questori, gli edili, i pretori, i censori e poi anche i tribuni della plebe. Il questore è una carica che fu istituita agli inizi della Res Publica con il compito di coadiuvare i consoli nella gestione delle finanze pubbliche. Inizialmente essi erano due, più tardi arrivarono fino a 60. I questori amministravano il denaro pubblico, cioè le entrate e le uscite. Gli edili erano magistrati che controllavano i mercati, le forniture alimentari della città, le strade, gli edifici, organizzavano gli spettacoli teatrali, garantivano l'ordine pubblico. Essi erano quattro. I pretori amministravano la giustizia civile, quella cioè che riguarda il diritto civile, l'insieme delle norme che regolano i rapporti sociali tra privati, ma in casi particolari avevano anche il potere di guidare l'esercito. Erano due e restavano in carica un anno, come gli edili e come i questori. A quelle descritte finora si affiancarono altre due magistrature che rappresentavano poteri speciali, la censura e la dittatura. Eletti in numero di due, i censori restavano in carica 18 mesi e sostituivano i consoli nell'attività censoria. L'attività censoria consisteva sostanzialmente in questo. Ogni 5 anni i censori avevano il compito di aggiornare le liste dei cittadini collocandoli nelle rispettive classi di censo, perché questo serviva a dividere la popolazione nelle centurie dalle quali venivano arruolati i soldati dell'esercito. In seguito i censori ebbero anche il compito di redigere le liste dei senatori, cioè di nominare nuovi senatori per sostituire quelli deceduti. Non solo, essi potevano aggiornare e modificare le liste dei senatori, riservandosi la facoltà sia di ammettere in Senato nuovi membri, sia di espellere quanti erano ritenuti indegni di farne parte. Da questo punto di vista, il potere dei censori era enorme e delicato, perché di fatto essi determinavano la composizione della classe dirigente romana. In casi eccezionali di emergenza, spesso in concomitanza con una guerra, la gestione dello Stato poteva essere affidata a un dittatore, cioè ad una singola carica non elettiva. Nel periodo della dittatura, le magistrature ordinarie erano sospese. A causa dei suoi poteri straordinari, il dittatore non poteva rimanere in carica per più di 6 mesi. In realtà, terminata l'emergenza, tutti si aspettavano che egli rinunciasse spontaneamente all'incarico.